Eccomi. Allora ciao, sono Michele Forte, sono il presidente del Portuario del Jalisco e siamo qui a intervistare Remo Vespignani, che è il papà di Marco Vespignani, un ragazzo che circa 18 anni fa è stato vittima di un incidente e per il genitori da allora ho deciso di andare io a organizzare il piano. Siamo stati i primi sulla disco a fare una scelta del genere. E adesso andiamo meglio a conoscere Remo Vespignani e ci spiegherà il motivo della sua scelta. Prego. Così adesso lui. Ma non c'è la possibilità di registrare col microfono? This is Marco Vespignani. Vedi? Lui è il papà di Marco. Eccola qui. Un'altra di Marco, vedi? C'è la pennella adesso dentro. Sì, sì, registra, ha un video. Quindi è Remo il papà di Marco e lei è Giuditta e la mamma di Marco. Chiediamo a Remo i motivi per cui anche circa 20 anni fa, un giorno facciamo i conti, 18-19 anni, 20 anni, 18, il motivo che hanno spinto Remo e Giuditta 20 anni fa a fare una scelta coraggiosa, sì, e noi diciamo consapevole e da condividere. Prego Remo. Eravamo in Val di Sole a sciare, sciando in una discesa un po' ripida, è uscito dalla pista e ha preso in pieno un albero e lì è morto. Sì, è stato un po' in coma per 11 giorni all'ospedale di Verona e poi lì c'è stato, diciamo così, l'interesse alla donazione degli organi, perché era giovane Marco, quindi 22 anni. E lì i professori appena morto sono avvicinati e ci hanno chiesto se poteva fare naturalmente questo grande passo che è stato fatto. Capito? Questa è la storia un po', che dovrebbe essere un po' una cosa generalizzata per tutti quanti, senza bisogno di fare tessere e cose varie, perché io ho sempre stato contrario a andare lì a fare la firma. Questa è la questione di essere portati a fare queste opere di beneficenza, che poi io non siamo riusciti a sapere neanche poi a chi è stato dato queste parti di Marco, perché non ce l'hanno fatto sapere. Questo l'unica cosa è stata quella lì, il problema, perché... Però so che è andato tutto bene. Però ci hanno fatto sapere che era andato bene, sì, a persone insomma che meritavano. Marco ha aiutato 7-8 ragazzi a riprendere una vita normale, a riprendere a sorridere, a giocare, a fare la vita dei ragazzi. Certo. E la cosa bella è che Remo ci accompagna nei nostri incontri, è sempre presente nelle nostre testimonianze, collabora con l'associazione ed è un grande amico. E il motivo per cui a lui non hanno fatto sapere a chi sono stati destinati gli organi è perché c'è una legge italiana che impedisce, siccome la donazione è anonima, quindi c'è diciamo, un segreto istruttorio per evitare che poi si possano creare eventuali collegamenti che non sempre sono destinati a buon fine. Allora, per evitare una serie di implicazioni di carattere psicologico, allora si evita di far sapere a chi decide di donare gli organi i riceventi. E questo è quanto. Io volevo ancora ringraziare Remo e Giuditta per questa preziosa testimonianza e un saluto agli amici del Ontario. Ciao Giorgio. Ciao. Grazie.